una giovane donna, forte e determinata, presidente della Commissione Speciale Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità della Regione Lombardia, che ha il coraggio di affrontare a testa alta il problema delle ecomafie, partecipando a serate informative come questa e ritenendo che la lotta alle mafie dovrebbe partire già dalla scuola. Il tempo del silenzio è finito e una parola dopo l'altra, il silenzio che per decenni ha favorito il radicamento delle criminalità organizzate, può svanire. Siamo riusciti a incontrarla quest'estate in un evento pubblico dove parlava di ecomafie ed ha accettato, con l'entusiasmo dei giusti, a partecipare alle nostre serate. La parola ora a Monica Forte. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio chiaramente gli organizzatori di queste magnifiche serate. Questa è la seconda volta che partecipo ad un incontro di Rifiutiamoci. Diciamo, sto cercando di affrontare un po' tutti i temi che sono legati al più ampio tema delle ecomafie e stasera, soprattutto visti i più recenti eventi, mi riferisco agli incendi divampati recentemente, l'ultimo ieri a Cremona, in provincia di Cremona, a San Rocco, ma non possiamo dimenticare i due più recenti ancora di Milano che sono avvenuti. Ebbene, a proposito appunto di questi eventi, stasera volevo concentrarmi proprio sul fenomeno degli incendi negli impianti di stoccaggio e di trattamenti dei rifiuti e in che modo questo si interseca con le criminalità organizzate. Dunque, in realtà questo fenomeno è emerso nella pubblica consapevolezza nel corso del 2017 a causa appunto di un incremento esponenziale di questi fenomeni. In realtà c'era già stato un aumento significativo nel biennio precedente. In Lombardia nel 2015 ci sono stati 11 incendi, nel 2016 con un leggero calo 8, nel 2017 c'è stato un balzo a 21 incendi e oggi che siamo appunto nel 2018 ma l'anno non si è ancora concluso, siamo già arrivati a 19 incendi, compreso quindi quello di ieri. Evidentemente c'è un aumento. Che ne dica il presidente Fontana e anche l'assessore all'ambiente di Regione Lombardia Cattaneo, che sostiene che in realtà proporzionalmente al numero degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti si tratta di un fenomeno tutto sommato neanche tanto significativo, sta di fatto che c'è un incremento. E a fronte di questo incremento quindi esiste un problema e questo problema va affrontato. Ora, credo che sia interessante capire, cercare quantomeno di capire, perché sta avvenendo questo, cioè perché stanno aumentando così esponenzialmente gli incendi negli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti. Dunque, probabilmente mi è già capitato di dirlo in qualche occasione precedente, ma lo ripeto, recentemente e in particolar modo a partire da gennaio del 2018 la Cina ha avviato un blocco dei rifiuti riciclabili che prima proveniva da tutto il mondo. Sostanzialmente la Cina importava dai paesi industrializzati e in buona parte dall'Europa circa 7,3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, più o meno il 70% dei rifiuti plastici raccolti e selezionati. Ebbene, l'estate dell'anno scorso il governo di Pechino dice e lo annuncia ufficialmente all'Organizzazione Mondiale del Commercio che da gennaio 2018 avrebbe imposto dei divieti. Divieti a 24 tipologie di materiali da riciclare. Tra queste ci sono le plastiche riciclabili, i residui tessili, la carta di scarsa qualità, i materiali spesso appesantiti da pietre e calcinacci che poi frequentemente contengono anche altro. Ora, perché la Cina prende questa decisione? Prende questa decisione perché comincia ad avere una politica ecologica e quindi decide che
vuole ridurre lo scarto, la percentuale dei materiali di scarto allo 0,03%. Una decisione, voglio dire, piuttosto forte, nel senso che è una percentuale difficile da ottenere, però per far questo dice non importiamo più materiali di scarto dai paesi esteri. Questo anche perché spesso e volentieri nelle navi che portavano questi rifiuti si nascondevano, frammisti alle sostanze riutilizzabili, anche dei rifiuti molto pericolosi. Per cui di fronte ad una situazione del genere pone il blocco. L'Italia si trova quindi in forte crisi, perché di fronte ad una situazione del genere cominciano a riempirsi oltremodo in maniera non più gestibile gli impianti di stoccaggio e quindi di smaltimento dei rifiuti. A ciò si aggiunga che paesi per esempio come la Germania, che prima usufruivano di questo vantaggio e che quindi esportavano i materiali di scarto in Cina, si trovano anche loro particolarmente imballati con un intasamento di magazzini e impianti e cosa fanno? Li esportano in Italia. Per cui noi ci ritroviamo in una situazione assolutamente ingestibile. Sarebbe da chiedersi per la verità per quale motivo quando la Cina ha fatto questa dichiarazione all'Organizzazione Mondiale del Commercio, come dire, l'Italia non abbia in qualche maniera intuito quale potesse essere la normale evoluzione di questa chiusura da parte della Cina, ma l'Italia, lo sappiamo, purtroppo non ama agire in prevenzione, amiamo sempre affrontare le emergenze e oggi ci troviamo in una situazione di emergenza. Ora, in tutta questa situazione, chi è che trova il terreno fertile? Lo trovano le ecomafie, ovvero le criminalità organizzate. Dunque, le ecomafie riescono a generare un business e un profitto, e parlo quasi esclusivamente nell'ambito dello stoccaggio e del trattamento dei rifiuti, pari a 21,8 miliardi di euro. Questo è stato il fatturato delle ecomafie nel 2017. Quali sono le conseguenze per i normali cittadini? Ebbene, le conseguenze sono prima di tutto le ricadute che ci sono sulla salute. Sì, ARPA fa, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, fa i suoi campionamenti per verificare i livelli di diossina nell'aria. È anche vero però, e questo per esempio in Regione Lombardia ultimamente è oggetto di discussione, misurare la quantità di diossina nell'aria non è sufficiente, perché voi sapete che la diossina ha una sua ricaduta a terra e purtroppo se non si fanno i campionamenti sulla quantità di diossina nella sua ricaduta a terra, le analisi sugli effetti che queste diossine che vengono liberate a causa della combustione degli incendi non sono complete. Quindi di fatto quando in qualche maniera ARPA ci dice di stare tranquilli, è certamente vero per quanto riguarda le quantità liberate nell'aria, ma manca tutta la parte delle diossine che si depositano sui terreni. Secondo il WWF, qui nel Pavese, tra Mortara, Corteolona e Parona, esiste un vero e proprio triangolo della diossina. Questo non sono io a dovervelo dire, perché voi che siete del territorio conoscete bene il problema. E perché si chiama, perché diciamo la diossina è così pericolosa? Quali sono le caratteristiche della diossina? Ora, io non sono una esperta ambientale, però molto semplicemente la diossina è, che è una sostanza contenuta in molti prodotti di uso comune, come per esempio gli oli isolanti, gli additivi antimuffa, le vernici, gli impregnanti per il legno, viene diffusa negli ambienti anche a seguito degli incendi e dei processi quindi di combustione ed ha una caratteristica. La sua stabilità chimica rende la diossina molto persistente nell'ambiente. Quando si lega al materiale organico lo fa in maniera molto facile, quindi il suo legame al materiale organico, per esempio i terreni, è estremamente semplice e una volta che si deposita sul terreno occorrono mesi o addirittura anni perché sia totalmente degradato. Quindi
ripeto, finché le analisi sugli effetti della diffusione della diossina non riguardano anche il deposito sui terreni, noi non possiamo realmente definire quali siano i pericoli per i cittadini nelle zone in cui si verificano questi incendi. Ovviamente la diossina è pericolosa per l'uomo perché è cancerogena, e questo lo sappiamo, ma è stato anche scoperto che può avere dei problemi a livello ormonale. In particolar modo, l'organo che è il principale bersaglio della diossina è il fegato. Purtroppo, come sapete, il fegato manifesta i propri problemi a distanza di anni, spesso e volentieri le problematiche sono anche asintomatiche, per cui gli effetti delle diossine non sempre si manifestano nell'immediato, ma si determinano e manifestano le proprie conseguenze a distanza di anni. La domanda successiva che ci dobbiamo porre, dopo esserci chiesti quali sono gli effetti e perché questi incendi sono pericolosi, e quali sono i vantaggi per i criminali che nell'appiccare l'incendio ai rifiuti plastici. Beh, guardate, oltre ad esserci un evidente vantaggio economico, perché ovviamente si saltano tutte le procedure necessarie dai protocolli, insomma, che autorizzano lo smaltimento dei rifiuti, e che ovviamente hanno un costo quando questi processi sono legali, beh, una cosa è assolutamente evidente: il fuoco cancella le tracce. Quindi il corpo del reato, ovvero i codici identificativi per esempio dei rifiuti o le eventuali tracce di un traffico illecito, con il fuoco scompaiono del tutto. Quindi quale miglior metodo per cancellare le tracce di un traffico illecito di rifiuti o di uno stoccaggio illecito di rifiuti che il fuoco, che le cancella in un istante, senza preoccuparsi chiaramente delle conseguenze. Ora, spesso e volentieri si è pensato che il problema dei rifiuti riguardasse prevalentemente il sud, ed effettivamente per molti anni il traffico dei rifiuti ha avuto una tendenza che andava da nord verso sud. In realtà la carenza di trattamento di impianti di trattamento dei rifiuti al sud ha fatto sì che iniziasse una controtendenza, cioè da sud si sono spostati a nord. E questo chiaramente è un fenomeno che è stato evidenziato negli ultimi anni e cristallizzato per esempio dalla Commissione parlamentare sulle ecomafie, che, e poi vi citerò quali sono state le conclusioni, nella scorsa legislatura ha affrontato questo problema, ha evidenziato questo fenomeno e ha tratto alcune conclusioni significative su quelle che sono, diciamo, gli evidenti fenomeni connessi a questo ciclo di rifiuti abbondante e alla incapacità del nostro paese di smaltirli e trattarli nella maniera giusta. Negli ultimi 3 anni depositi, capannoni e impianti di stoccaggio sono stati oggetto di circa 260 incendi. Un sistema illegale, un fenomeno che non può essere considerato come un insieme di casi isolati, ma che in realtà devono essere visti come episodi di un unico e dirompente fenomeno criminale. Anche qui mi vuole dover citare nuovamente il nostro assessore all'ambiente Cattaneo, che in una recente intervista a proposito dell'incendio che scoppiò recentemente nella Covisasca disse che si tratta di fenomeni isolati. Beh, non si può considerarli isolati. Sia la Direzione Nazionale Antimafia che la Commissione Parlamentare delle Ecomafie ha chiaramente evidenziato che questo è un unico fenomeno criminale e che ognuno di questi episodi va considerato come una parte di un unico fenomeno criminale. Finché ci si limiterà a vedere questi incendi come casi isolati e slegati l'uno dall'altro, non si affronterà seriamente. Ora, è chiaro che per l'alto numero di imprese che abbiamo nel triangolo tra Mortara, Portolone e Parona, questo è stato definito il triangolo della diossina, ma in realtà nel 2017 gli incendi hanno riguardato diverse province della Lombardia.
Lombardia, questo non è un caso unico nel territorio lombardo. Abbiamo avuto incendi non soltanto a Milano, ma anche a Bergamo, nel Bresciano e nel Comaschio. E c'è stato tra l'altro una evoluzione, diciamo, del fenomeno criminale legato alla gestione dei rifiuti, perché se prima le criminalità riempivano, sovraccaricavano i magazzini per lo stoccaggio dei rifiuti e una volta che raggiungevano il massimo del loro contenimento se ne andavano e ne mollavano lì, adesso l'evoluzione ulteriore invece è dare il fuoco. E questo chiaramente, come dicevamo, nasce anche dal blocco della Cina che invece ha scelto paradossalmente una politica ambientale. Ora, devo dire, io non so voi, però francamente sentire che un paese come la Cina sta attuando una politica ambientale e noi invece ancora non siamo in grado di farlo, francamente fa venire un po' di rabbia, se devo essere sincera. Comunque, prima o poi forse ci sveglieremo e utilizzeremo metodi come anche quello della tariffa puntuale della gestione dei rifiuti che ci è stato, insomma, giusto appunto pochi minuti fa, spiegato in maniera così precisa. Quindi, quando si parla di terra dei fuochi, non si intende in realtà, sapete che ultimamente c'è stata la polemica anche qui, in Regione Lombardia si è detto ma non si può parlare di terra dei fuochi in Lombardia, non si può paragonare la Lombardia ad altre parti d'Italia. Beh, questo se si intende la terra dei fuochi come un perimetro geografico, ma in realtà non è così. La terra dei fuochi ormai sta diventando un modello di sviluppo economico, criminale ovviamente, ma pur sempre un modello di sviluppo economico. E questo modello di sviluppo economico coinvolge gli imprenditori, ma coinvolge anche la politica. E tra gli imprenditori e la politica, la criminalità organizzata fa da raccordo. Non so se vi ricordate il pentito di Camorra a Nunzio Perrella. Nunzio Perrella disse una frase che trovo assolutamente, diciamo, è simbolica, particolarmente significativa. Disse che la Camorra è stata per tanti anni la manovalanza della politica, nel senso che quando ci troviamo di fronte ad un modello di sviluppo economico in cui si intrecciano imprenditori, criminalità e politica, è evidente che la politica, che è quella che di fatto gestisce le autorizzazioni e contemporaneamente i controlli, non può certamente essere all'oscuro di quello che avviene sul territorio. Quindi è evidente che queste commissioni sono sempre state particolarmente, insomma, questi intrecci sono stati particolarmente forti. Ora, questo fenomeno, come dicevamo, è stato analizzato dalla Direzione Nazionale Antimafia e dalla Commissione Parlamentare e vediamo che cosa hanno in qualche maniera identificato entrambe in, in questo accrescersi del numero degli incendi negli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti. La Direzione Nazionale Antimafia dice che questo sistema criminale è attuato grazie al cosiddetto sistema della rotazione delle imprese. Cioè, voi immaginate che a livello nazionale ci siano una serie di società e di aziende, diciamo, criminali o in qualche maniera colluse con la criminalità organizzata. Bene, se io sul territorio nazionale individuo 7, 8, 10, 12 di queste aziende, le faccio partecipare, ruotandole però sul territorio nazionale, quindi non sempre la stessa azienda nella stessa regione, ma magari l'azienda che una volta partecipa in Veneto, una volta partecipa in Calabria, per intenderci, e le faccio partecipare agli appalti pubblici per la gestione dei rifiuti, di fatto io in questa maniera ottengo gradatamente il monopolio della gestione dei rifiuti a livello nazionale. E questo monopolio, però, guardate bene, non è il monopolio del trattamento illegale dei rifiuti, è paradossalmente il monopolio del trattamento legale dei rifiuti. Cioè le criminalità organizzate si possessano
delle autorizzazioni al trattamento legale dei rifiuti e nascondono sotto il trattamento legale dei rifiuti il trattamento illegale dei rifiuti. Questa crea una tale commistione e sovrapposizione del mercato legale e illegale dei rifiuti che non solo crea una incredibile confusione, ma rende estremamente complicato anche le attività investigative, che non sempre riescono facilmente a distinguere tra le due cose. Ecco quindi le difficoltà anche per la Direzione Nazionale Antimafia di identificare i fenomeni illegali tra le maglie della gestione legale dei rifiuti. E quali possono essere, diciamo, le possibili soluzioni da mettere in campo? Beh, per esempio Caffiero De Rao, recentemente, che è il procuratore nazionale antimafia, ha per esempio detto che due cose sono fondamentali. Prima di tutto un coordinamento tra tutte le procure nazionali e la creazione di una banca dati in cui inserire i nominativi delle aziende che, ruotando, ma di fatto sul territorio nazionale, sono sempre le stesse a vincere gli appalti pubblici, di modo che in questa maniera si avrebbe una mappatura di quelle che sono le aziende che di fatto detengono il monopolio della gestione dei rifiuti e poter concentrare i controlli in particolar modo su queste. Ecco, già questo sarebbe un punto d'inizio. Il procuratore De Rao questa cosa la dice da mesi, probabilmente nel 2018, nonostante le nuove tecnologie, continua ad essere estremamente complicato realizzare una banca dati del genere. Io credo che non lo sia nella realtà dei fatti, però, esatto, non dovrebbe quantomeno esserlo. Però di fatto ad oggi ancora non c'è. E questo nonostante, ovviamente, il procuratore nazionale di persona solleciti la creazione di un maggior coordinamento e di una banca dati nazionale. Più o meno a conclusioni simili giunge la Commissione parlamentare sulle ecomafie al termine della scorsa legislatura. Nella relazione conclusiva dice: seppure sia vero che fornire una spiegazione complessiva del fenomeno non sia ancora facile perché ci mancano dei dati condivisi, per esempio, dalle varie procure, quindi in assenza di questo coordinamento io non ho una visione globale di quello che avviene sul territorio nazionale, possiamo evidenziare alcuni elementi valutativi che emergono come critici nella gestione dei rifiuti. Ad esempio, dicono, la fragilità degli impianti. Cosa vuol dire? Spesso e volentieri gli impianti, sia quelli di stoccaggio che di trattamento dei rifiuti, non hanno dei sistemi di controllo e di sicurezza adeguati. Ancora, il fatto che i controlli non siano puntuali ma avvengano sporadicamente e non in continuità determinano il fatto che si creino delle situazioni di sovraccarico dei rifiuti. Sempre il sovraccarico dei rifiuti è anche determinato da situazioni internazionali come quelle che vi dicevo prima del blocco della Cina, che però se fossimo in grado di prevenire con un po' d'anticipo probabilmente eviteremmo che si trasformasse in emergenza. E ancora, la disomogeneità della risposta investigativa e giudiziaria, cioè la mancanza di un coordinamento tra le varie procure, determina anche che ogni procura agisca in maniera differente e che quindi territorialmente anche le forze dell'ordine agiscano con protocolli differenti. Infatti, dice, sarebbe assolutamente essenziale che ci fosse una condivisione di protocolli a livello nazionale e magari anche prendere le buone pratiche, cioè quelle che hanno funzionato bene, ed esportarle nei luoghi dove hanno funzionato male. Insomma, mi sembra un'osservazione di assoluto consenso. Inoltre, proprio l'elevato costo necessario una volta che si verifica un incendio, voglio dire, immaginate quanti operatori debbano intervenire una volta che ci sia un incendio, forse questo dovrebbe suggerire il fatto che bisognerebbe investire molto di più nella prevenzione. Ancora, la prevenzione coordinata. Cosa significa prevenzione coordinata? Cioè, loro dicono, se noi considerassimo il fenomeno in maniera un pochino più ampia e più correlata tra di loro, cioè se noi ponessimo maggiore attenzione contestualmente al rilascio delle autorizzazioni in maniera ambientale,
e quindi chiaramente anche al loro rinnovo, ma anche ai controlli e quindi praticamente anche alla verifica di come vengono poi gestiti questi impianti. Cioè, se facessimo qualcosa, se ponessimo in atto un controllo che sia nelle varie fasi dello stoccaggio, probabilmente eviteremmo di arrivare dove siamo arrivati. Il tema degli incendi, quindi, e questa è una frase direi assolutamente anche questa illuminante da parte della Commissione nella sua relazione conclusiva, dice: il tema degli incendi in impianti di trattamento dei rifiuti costituisce un campo di prova di una capacità di coordinamento tra i soggetti pubblici e di una visione integrata dei problemi ambientali e del ciclo dei rifiuti, in difetto della quale non potrà esservi adeguata prevenzione del fenomeno. Cioè, ci stanno dicendo: se noi affrontiamo i problemi ambientali sempre separatamente gli uni dagli altri, se non capiamo che gli enti pubblici si devono coordinare tra di loro, se non cominciamo ad avere una visione integrata di tutti gli aspetti e le problematiche ambientali, noi questo problema non lo risolveremo mai. E questo è un campo di prova per un paese che dovrebbe finalmente affrontare questi problemi in maniera chiara e decisa. Ora, in realtà, io adesso volevo farvi un paio di esempi, perché la veridicità di quanto sia importante effettuare i controlli, e in particolar modo i controlli direi non solo documentali ma anche fisici negli impianti di stoccaggio e di trattamento dei rifiuti, è dimostrato da tre casi che sono avvenuti negli ultimi tempi in tre zone diverse sempre della nostra Lombardia. Il primo caso è quello di Mortara a Pavia. Dunque, a Mortara, in particolar modo il 6 settembre del 2017, c'è stato un incendio, lo ricorderete tutti. Quando andarono lì in occasione dell'incendio, loro trovarono questo piazzale dove erano stati stoccati dei rifiuti e diceva, e dice la commissione parlamentare, dice: si prevedeva che in quel piazzale ci fosse, loro lo definiscono tecnicamente, un layout degli stoccaggi, cioè gli stoccaggi dovevano essere suddivisi per tipologia, consistente nell'individuazione di ben di aree ben precise di deposito, separate tra di loro dalle vie di movimentazione interne e dall'arco di accesso. Questo è quello che prevedeva la norma. Quando loro sono arrivati al momento dell'intervento di soccorso, hanno visto che tutto il materiale era stato ammassato nel piazzale, senza rispettare quindi questa suddivisione, e ostruendo il varco di accesso. Non solo, ma alcuni idranti dell'impianto idrico antincendio non risultavano essere funzionanti. Quindi, assoluta mancanza di rispetto delle regole e nessuno se n'era accorto, perché i controlli di fatto non vengono fatti o vengono fatti di rado. 2 ottobre 2017, incendio a Cinisello Balsamo. Dopo l'incendio si rileva che l'impianto risultava non soggetto a certificato di prevenzione dell'incendio. E non solo, si notò la incredibile coincidenza per cui un altro incendio si fosse sviluppato qualche mese prima, a luglio, presso altro impianto di proprietà della stessa società, a Bolzano, e che un ulteriore fenomeno incendiario si era verificato a luglio presso lo stesso impianto a Cinisello. Cioè, voglio dire, la domanda sorge spontanea, no? Ma se una società gestisce più impianti di stoccaggio dei rifiuti e accadono incendi per una e due volte, forse c'è qualcosa che non va. Terzo caso, invece, è quello più recente, che è successo nella Bovisasca l'altro giorno e di cui vi posso raccontare perché, a seguito di una richiesta di audizione in Consiglio regionale, l'assessore Cattaneo è venuto a raccontare un po' la dinamica di quello che è avvenuto. E ha raccontato appunto martedì scorso in Consiglio regionale che questo impianto c'era stato un passaggio di proprietà da un'azienda ad un'altra azienda. Ora, quando c'è un passaggio di proprietà per gli impianti di stoccaggio dei rifiuti e di trattamento dei rifiuti, di solito in qualche maniera l'autorizzazione al trattamento entra in una sorta di fase di sospensione, no? Perché bisogna verificare che la nuova azienda abbia tutti i requisiti.
da una serie di verifiche si era effettivamente evidenziato che questa nuova azienda non aveva i requisiti idonei a svolgere questa attività, in particolar modo pare che addirittura fosse stata prodotta una fideiussione falsa, pertanto si decide di uscire a fare un controllo e si esce il giovedì. Si esce il giovedì e si nota che sono stati stoccati 16.000 metri cubi di rifiuti. Ora, uno dice, scusami, non hai l'autorizzazione, perché di fatto ancora non te l'ho rinnovata, cioè non ho concesso il passaggio dell'autorizzazione da un'azienda a un'altra. Ho già evidenziato che ci sono delle criticità in merito alla documentazione che tu hai prodotto, addirittura ci sono pure 16.000 metri cubi di rifiuti che di fatto lì non ci dovrebbero essere. Io di buon senso che faccio? No, dico, lo chiedo a voi che fareste? Direi, ok, mettiamo due sigilli, aspetta un attimo, chiudiamo. No. Voi dove li portiamo? Scusi. Quando avremo tutti questi rifiuti qua, dove li portiamo? Adesso sulla gestione dei rifiuti è chiaro che bisogna introdurre un metodo e una gestione diversa, però... Posso interrompere? Lei prima mi ha parlato che tutto quello che succede in Italia è colpa della mafia. No, io non ho detto che è colpa della mafia tutto quello che succede in Italia. Sentire. Io vengo dalla terra di fuoco, sono di Avellino, e vado a chiedere alla terra di fuoco. Il problema della terra di fuoco, a parte il mafioso che da fuoco all'immondizia, che può essere il cartone, la plastica, quel che resta, lì abbiamo le fumarole, che è tutta un'altra cosa. Sono prodotti chimici interrati. Certo. Lei mi ha parlato degli incendi che succedono qua come se tutti i miei affossi vanno a dare fuoco alle discariche. Non è vero, fanno autocombustione perché ci sono livelli di combustione. Non ci vogliamo credere, insomma, dai, che adesso tutti gli incendi siano conseguenti di autocombustione. Io la vedo pure, guarda, francamente. Non è la mafia, non copre l'autocombustione. Adesso guardi, mi dispiace, però parlare di autocombustione. Vado avanti. Diciamo, per fortuna non sono io che parlo di criminalità organizzate nella gestione dello stoccaggio dei rifiuti e del trattamento dei rifiuti. C'è la Direzione Nazionale Antimafia che lo dice il Procuratore Nazionale Antimafia, lo dice anche il capo della DDA qui in Lombardia, di Milano, la dottoressa Dolci, per cui non sono io che do questo genere di notizie, mi limito a riportare le informazioni che dice chi segue questi problemi da anni. Ad ogni modo, la domanda che ponevo prima retoricamente era appunto che si fa quando ci troviamo in una situazione come quella che vi ho descritto. Ebbene, quello che si è fatto è stato di dire, vabbè, torniamo lunedì per continuare il sopralluogo, e la domenica è scoppiato l'incendio. Allora, è un po' come andare sul luogo del delitto, avere lì il cadavere, l'arma del delitto, e anziché mettere i sigilli dire vabbè, chiudo la porta, torniamo domani a fare una verifica. Cioè vuol dire, è presumibile che nel frattempo qualcuno faccia sparire sia il cadavere che l'arma del delitto, mi sembra abbastanza, insomma, scontato. Ecco quindi la necessità di controlli periodici, costanti, fisici, non solo documentali. Una cosa sono i documenti, una cosa sono i controlli da andare a fare fisicamente sul posto. E a tal proposito, recentemente si sta, voi sapete che a Pavia esiste il cosiddetto modello Pavia, no? Che è una, anzi non lo so, lo sapete che esiste un modello Pavia nella gestione del, no, ok. Allora, di fatto, si comincia a considerare i siti di stoccaggio di rifiuti come dei siti sensibili, per cui si chiede alla prefettura di monitorarli, e a Pavia è stato creato una sorta di nucleo ambientale coordinato dalla prefettura che verifica effettivamente questi siti, ma fa anche di più. Effettua un vero e proprio monitoraggio e controllo del territorio, andando alla ricerca dei siti abbandonati o dismessi e tenendoli sotto controllo per evitare che questi diventino a loro volta delle discariche abusive a cui poi dare fuoco.
Ecco, forse questo potrebbe essere un modello da replicare. Io questo non lo so, lascio che altre persone considerino la fattibilità di una cosa del genere, però questo intanto si sta iniziando a farlo. E forse iniziare a considerare in un periodo come questo di emergenza i siti di gestione dei rifiuti, dei siti sensibili, beh, forse direi non è del tutto sbagliato. Ci farei su una riflessione, e in questo, proprio in questo periodo in Regione Lombardia si sta facendo una forte riflessione su questo, perché proprio nel Consiglio regionale di martedì scorso si è sollevata, ovviamente, come era prevedibile, come era giusto che fosse, la discussione in merito ai casi di incendio, e si sta tentando di coordinare insomma un nucleo anche regionale sotto questo profilo. Come Commissione Antimafia Regionale che cosa stiamo facendo? La prossima settimana porto in commissione un progetto di indagine di questo fenomeno, un progetto di lavoro che ho concordato col mio ufficio di presidenza. Il mio ufficio di presidenza sarebbe praticamente vicepresidente e segretario, che tra l'altro sono di un partito politico differente dal mio, eppure quando si hanno a cuore queste tematiche non ci sono differenze di appartenenze politiche. Si segue e si perseguono gli stessi obiettivi nell'interesse collettivo. Infatti colgo l'occasione per ringraziare il mio ufficio di presidenza, proprio perché stiamo portando avanti un lavoro ben fatto, con la stessa identica sensibilità su questi temi, senza differenze e senza contrasti di ordine politico. E quindi porterò in commissione, alla votazione della commissione, un progetto di indagine proprio su questi fenomeni recenti che stanno interessando la Lombardia, per cercare di capire, anche attraverso una serie di audizioni degli addetti ai lavori, quali sono le criticità, a che punto siamo e che cosa si può fare di più. E in più voteremo sempre la prossima settimana un corso di formazione agli amministratori locali, un corso di formazione organizzato da Avviso Pubblico, che voi sapete è un'associazione degli enti che praticamente in qualche maniera si sono messi insieme nella comune lotta alla corruzione e alle criminalità organizzate. E un corso di formazione dedicato agli amministratori locali e ai dipendenti pubblici. Questo corso di formazione si terrà in tutte e 12 le province della Lombardia, e ovviamente serve per aiutare gli amministratori locali che non sempre sono pronti ad affrontare problematiche di questo genere, aiutarli a dotarsi degli strumenti necessari per poterli non solo identificare ma anche poi affrontare. E quindi insomma anche come Commissione Antimafia stiamo cercando di fare del nostro meglio. Certo, molto c'è da fare, però io credo che anche serate come queste, non smetterò mai di dirlo, serate di informazione e di informazione rivolte alla cittadinanza sono fondamentali. Questo perché, guardate, anche qui non lo dico io, ma lo dicono i vari procuratori antimafia, è importante che i cittadini sappiano, perché prima della magistratura e delle forze dell'ordine, che purtroppo intervengono necessariamente al reato commesso, la prevenzione si può fare anche e direi soprattutto grazie ai cittadini che hanno il polso del territorio, che sono in grado di individuare delle stranezze, delle cose strane, come per esempio la circolazione di camion carichi di rifiuti dove non dovrebbero essere, e ovviamente non affrontarle di persona, ma semplicemente facendo una segnalazione alle forze dell'ordine che poi interverranno. Ma questa è una cosa estremamente importante, viene detto spesso, quindi io ritengo che il gruppo di Rifiutiamoci faccia un lavoro veramente egregio, io lo ringrazio. Sarà sempre un piacere per me partecipare a queste serate, sperando insomma di dare un contributo alla comprensione di questi fenomeni, per cui io mi fermo qui e grazie di nuovo.